ora il turno del già ampiamente citato Niger Lapis. Durante gli scavi, nel comizio, è venuto alla luce questo settore con la pavimentazione in marmo nero che era diviso dal circostante lastricato augusteo in travertino da una transenna di lastre in marmo bianco. La scoperta fu associata ad un passo dello scrittore Festo, operante nel II-III secolo d.C., che menzionava un Niger Lapis in comizio, cioè una pietra nera nel comizio, che indicava un luogo funesto perché destinato alla morte di Romolo. Oppure, secondo altre tradizioni, collegato con le tombe del pastore Faustolo o di Osso Stilio, il nonno del terzo re di Roma. Questi sono gli ultimi scavi dell'area, che sono protetti da una struttura a vetrate e quindi si può guardare solo attraverso i vetri senza avvicinarsi. Il Niger Lapis è qui in fondo a destra. Durante gli scavi venne alla luce, sotto questo pavimento nero, un piccolo santuario molto antico, comprendente un altare in antis, cioè coleante, con i lati prolungati oltre la parete posteriore, un tronco di colonna, o forse la base di una statua, e un cippo iscritto mutilo della parte superiore. Questo che vedete è appunto il cippo iscritto con la sua ricostruzione grafica, che è un blocco di tufo di grotta oscura ed è datato al 560-550 a.C. ed è l'elemento più antico del complesso del Niger Lapis. L'iscrizione è latino arcaico e bustrofedica. Ciò significa che è diretta alternativamente in senso inverso, dall'alto in basso e dal basso in alto. Questo termine, bustrofedico, viene dalle parole greche che significano bue e volgere e viene impiegato per indicare questo tipo di scrittura perché essa ricorda appunto l'andamento di un bue che era il campo. Che cosa dice questa iscrizione? Per gli studiosi è molto difficile l'interpretazione delle diverse frasi, sia perché è appunto il latino arcaico, molto diverso da quello classico, sia perché, come abbiamo detto prima, il cippo è mutilo e non si sa quanto sia lunga la parte mancante. Si sa che è nominato un re, Recei, che significa al re, si nomina anche il Calator, che è l'araldo del re che convocava il popolo in assemblea, ma in ogni caso l'unica frase il cui senso si può afferrare per intero è la prima. Si tratta di una formula di maledizione che nelle leggi regge era rivolta a chiunque osasse violare un luogo sacro. Chiunque violerà questo luogo sia consacrato agli dei infernali. Anche il materiale votivo del santuario, costituito anche da ceramiche greche, è databile al VI secolo a.C. e questo ha permesso di capire che il culto che qui si praticava ebbe notevole importanza soprattutto prima dell'inizio della Repubblica. E da tutto ciò è stato dedotto che il re nominato nell'iscrizione è un vero re, e quindi non è il Rex Sacrorum, il quale, come abbiamo detto nella scorsa lezione, era una figura con compiti religiosi dell'epoca repubblicana. L'iscrizione quindi ci conferma ciò che sappiamo dalle fonti, cioè che il re celebrava nel comizio dei sacrifici necessari allo svolgimento delle attività politiche e giudiziarie. Dunque questo santuario era funzionalmente legato al comizio. Alla fine di tutto questo discorso, come è stato interpretato il santuario del Niger Lapis? Abbiamo detto che Festo collega questo luogo con la morte di Romolo, ucciso secondo la tradizione dai senatori. Quindi in questo luogo Romolo sarebbe scomparso e divenuto Quirino, il dio protettore dei Quiriti, cioè i romani riuniti in assemblea nel comizio, ovvero i comizi curiati. Un altro scrittore, Plutarco, aggiunge che Romolo è stato ucciso nel Volcanal, il Volcanale, cioè l'antico santuario all'aperto dedicato a Vulcano, dio del fuoco, che tra l'altro le fonti ci dicono che era proprio nel comizio, in corrispondenza di quello che è il Niger Lapis. Ergo, il santuario del Niger Lapis dovrebbe essere il Volcanale. Tra l'altro, la descrizione del Volcanale che ci ha tramandato Dionigi di Alicarnasso coincide con i resti ancora visibili e ci dice anche che vi era un'iscrizione in caratteri greci arcaici
e infatti tali possono apparire le lettere del cippo del Niger Lavis, derivate dall'alfabeto importato in Italia dai primi coloni greci. In seguito, dopo la distruzione di questo gruppo di monumenti, il vulcanale fu spostato nelle immediate vicinanze, forse in un'area piccola e quadrata, parzialmente sterrata, che si trova a 5 metri a sud-est del Niger Lavis. Infatti da questa zona proviene un'iscrizione con dedica a Vulcano, datata al 9 a.C. e quindi all'epoca di Augusto. Sappiamo che il vulcanale continua ad esistere anche perché ce ne parlano gli scrittori di età imperiale. Fra l'altro è interessante notare che dal VI secolo un'area del foro fu chiusa su entrambi i lati dal fuoco, cioè quello di Vesta da una parte, di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, e quello di Vulcano dall'altra. Questi due fuochi sono in qualche modo contrapposti, perché quello di Vesta rappresenta la parte civile, lo Stato, e quello di Vulcano invece la parte caotica, con il fuoco distruttore o quello con cui vengono forgiate le armi. Ma la loro vicinanza mostra quanto anche il culto di Vulcano sia stato importante nello Stato romano e probabilmente collegato a quello di Vesta.